Un altro personaggio che oggi incontriamo è la profetessa Anna. Anna è una donna anziana, una donna che da un bel po' ha dedicato tutta la sua vita al servizio del Tempio, al servizio di Dio. Giovane è diventata vedova. Anna si reca nello stesso momento, ecco, nel Tempio, e la profetessa, abbiamo sentito, la profetessa non perché prevede il futuro, ma perché sa scorgere nel presente Dio, perché sa scorgere nelle cose normali la sua presenza. E così le capita, anche in questo bambino, qualunque, scorge figlio di Dio, scorge la redenzione di Israele. Ieri abbiamo sentito che Simeone diceva che il bambino è venuto per consolare il suo popolo. Qui Anna parla del bambino come la redenzione di Israele. Una redenzione, un riscatto da cosa? Da una schiavitù. Consolazione da un pianto, da un dolore. Liberazione, riscatto da una schiavitù. Una schiavitù che non si estende solo sul popolo di Israele, ma si estende su tutto il mondo, su tutti i popoli. Una liberazione dalla schiavitù di cui ci parla l'autore della prima lettera di San Giovanni. Una schiavitù che viene dai peccati, una schiavitù che viene da una pesantezza di vita. Dice ai figlioli, dice ai padri, l'autore della lettera di San Giovanni, che avete vinto il maligno. Avete vinto il maligno non perché siete stati bravi, non perché avete pregato, ma perché siete stati battezzati, perché avete ricevuto questo dono. Però ci raccomanda a tutti di non fidarci solo di questo dono che abbiamo ricevuto, ma di ogni giorno accostarci alla parola di Dio, perché ci dice che la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Ecco, ci viene suggerito allora un cammino nella nostra vita, che è quella dell'ascolto della parola di Dio e anche di ascoltare ciò che Padre vuole da noi, ciò che nella nostra vita, ciò che non è solo il mondo che ci suggerisce di fare tutte le cose anche buone, perché il mondo non è il mondo cattivo che ci vuole allontanare solo da Dio, ma in questo mondo riconoscere, come la profetessa Anna, la presenza di Dio nella nostra vita, riconoscere non solo la volontà nostra, ma soprattutto la volontà di Dio, perché come ci viene detto, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Che il Signore ci dona il suo spirito, che possiamo, ecco, nella nostra vita ascoltarlo, essere sempre, avere sempre quegli occhi attenti alla sua presenza nella nostra vita e nella vita degli altri.